appuntamento della stagione per la regular season, campionato femminile Serie D, si gioca qui al Ciocco Sportivo La Coccinella la sfida tra Atletico Anzolavigno e il Vallerano Futsal, ultimo atto del campionato, la stagione regolare, dopodiché ci si rivedrà per quanto riguarda la Coppa Scaronna. E parte proprio in questi istanti il match a Ruzza, lo scambio con Di Lorenzo, Ruzza, poi la prima possibilità e c'è anche il gol del vantaggio con Mastro Francesco, parliamo Mastro Francesco, appunto. La stessa Di Lorenzo va a rimettere in gioco con Aiello, prova a caricare il tiro, poi sotto misura, Ruzza corregge il errore. Aiello subito in avanti, c'è Mastro Francesco, attende l'inserimento la compagna di squadra, poi la prova, la bordata fuori area, in mezzo con Sauli, interviene anche Aiello, se ne va da sola e c'è il palo all'interno, poi la palla che schizza fuori sul corridoio, trova... Dai, va bene, ieri è bravissima! Ieri piano piano! Il portiere ospite, il servizio verso di Lorenzo, è la stessa a aggiustare il tiro, la finta con il corpo, se ne va, non prova anche il tiro, la soluzione, il portiere la mette in out. Finalmente, guadagna Rodino, prova nello spazio, poi svirgola il pallone, lo fa successivamente anche Caron. Mantese, tocca, c'è Ruzza, prova, la galoppata, se ne va, il diagonale non chiuso, la Mantese, pericolosa. Ho detto di salire. Pavone, direttamente in avanti, ferma giù, Litta si gira, e c'è Maglione, fil di palo, Maglione, Mastro Francesco, Di Lorenzo, Mastro Francesco, se ne va, oh, il dai, alla conclusione di Aiello. Poi inizia la galoppata, se ne va da sola. Prova a mettere in mezzo e trova Mastro Francesco. Rubino. Sale, tira. Se ne va da sola, poi prova anche la soluzione. Non fermata da Cipriano. Ancora, va a raccogliere. Ruzza mettendo il pallone in rete. Recupera Litta. In difesa, poi ci prova Di Lorenzo, palla brava Chiara, Di Lorenzo, basta Francesco, adesso si è portato avanti, lo scambio in mezzo, c'è il tocco morbido da parte di Di Lorenzo, palla che finisce per il gol del 5-0. Poi Mastro Francesco arriva in supporto, Todisco subito in avanti, poi in mezzo prova il tiro da fuori e con il mancino arriva anche il gol. Caronna, Pavone, sale il Vallerano, prova dalla distanza Caronna debolmente, Aiello De Patta, il tiro e c'è il gol di De Patta, il gol di De Patta che si sblocca, chiama in supporto anche le compagne di squadra, Litta dalla distanza, presa sicura da parte di Maglione, lo specchio senza poi spedire in maniera perfetta il pallone in rete, Caronna lotta, se ne va da sola, se ne va anche a Mastro Francesco, poi prova la soluzione, c'è Maglione che esce dalla porta e respinge Caronna, arriva Sau che calcia e trova il palo, ha avuto un attimo di esitazione nella sua corsa. Buono l'inizio. Aiello, arriva il gol di Giulia Aiello in questa serata tanto attesa per lei. Sau spedisce fuori, arriva il triplice fischio finale a sancire la fine di questa giornata, l'ultima di questo campionato stagione 2016-2017. Lanzio Lavigno batte Vallerano 8-0.